Buongiorno, leggiamo questa mattina insieme da Isaia capitolo 55 versetto 6 e così dice: Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Il tempo favorevole non durerà sempre. È adesso il tempo favorevole, il tempo per mettersi in regola con Dio. Egli stesso ci invita a farlo perché ci ama e non vuole che qualcuno perisca, ma tutti giungano al ravvedimento, come scritto in 2 Pietro capitolo 3 versetto 9. Quando la nostra vita sulla terra sarà finita, non avremo più occasione di metterci in regola con Lui. E nessuno potrà dire che Dio non lo aveva avvertito invitandolo al ravvedimento. Purtroppo molte persone non danno alcun peso agli avvenimenti di Dio. Credono di poter fare a meno di Lui e di poter vivere come se non esistesse. La parola di Dio invita tutta l'umanità a entrare in relazione con Lui adesso, mentre l'accesso è ancora aperto. E ciò è possibile credendo con fede al sacrificio che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce. Non rimandare a domani la decisione più importante per il futuro eterno della tua anima, perché potrebbe non esserci un domani. Non pensiamo di non poterci avvicinare a Dio a causa dei nostri errori, perché, come è scritto in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Così qual ero, pien di peccato, ma per il sangue che tu hai versato e per l'invito fatto al cuor mio, o agnel di Dio, fui tratto a te. Che il Signore ci benedica.